Qui veramente sembra quasi di doversi a Livorno, tu sei arrivato da poco, no? Però c'è un santuario lì sopra e un modo di dire a Livorno è dire bisogna andarsi a fare benedire la Madonna di Montenero. Qui in effetti è così, perché continuiamo a giocare bene, però purtroppo non otteniamo risultati. No, stiamo facendo delle gran partite, anche oggi abbiamo fatto praticamente tutta la partita noi e abbiamo avuto occasioni su occasioni, ma quando dice... scusate il termine merda, dice merda, in più non ci danno una mano neanche gli arbitri, perché comunque c'era almeno rigore sul cross mio, c'era mano netta e il guardiano non l'ha visto, su Baez c'era rigore, qualcosa non va, noi dobbiamo essere più forti di questo momento, cercare di tirare sulla testa e guardare positivo, anche se la classifica è brutta, deficitaria, però purtroppo la realtà è questa, dobbiamo tirare sulla testa e lavorare tanto come stiamo facendo. Il campionato di Serie B è un campionato strano, anche se non giochi e porti a casa i 3 punti, stasera è successo questo. Infatti è successo così, il Modena non ha giocato, si è preso a casa 3 punti al posto nostro sotto un certo aspetto, però dobbiamo anche dire che ogni tanto facciamo anche maledettamente fatica ad andare a far gol, ad andare in porta, anche se oggi le occasioni abbiamo create tante, però poi la zampata finale ci giunge difficile da poter realizzare. Dobbiamo essere più cinici, più cattivi sotto porta, con l'occasione che creiamo dobbiamo buttarla dentro, perché solo buttandola dentro le partite le vinci. C'è poco da dire. In queste ultime partite, non so, tra Avellino, Crotone, oggi non so quante palle gol abbiamo avuto, abbiamo fatto solo un gol. Qualcosa dobbiamo rivederlo, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. E come ambiente, come lo vedi tu che appunto sei arrivato da poco e quindi sotto un certo aspetto puoi notare certe situazioni diverse da 15-20 giorni, un mese a questa parte? Vabbè, io sono arrivato da un mese e ti dico la verità, da qualche anno che non vedevo giocare bene una squadra come la nostra. Purtroppo mancano 12 partite, abbiamo bisogno di fare punti e abbiamo fatto il prima possibile per tirarci fuori da questa situazione che sinceramente Livorno non merita assolutamente di esserci.